Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi di dintorni possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde, e sedettero a gruppi di 100 e di 50. Presi 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché distribuissero loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a venerdì 8 gennaio 2021. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 6 di San Marco, versetti 34-44. Cosa dice questo Vangelo di oggi? Innanzitutto parla del cuore meraviglioso di Gesù, della sua compassione per la folla, perché erano come pecore senza pastore. Pecore senza un riferimento, pecore senza una guida sicura, pecore senza un maestro. Ne avevano molti, scribi, farisei, dottori della legge, molti esperti di cose religiose, ma non avevano vere figure religiose, non avevano amici credibili di Dio da seguire, erano soli. Giovanni Battista ormai era morto. E questa gente non aveva più nessuno. Aveva queste guide cieche, le chiama Gesù. Queste guide cieche che vivevano solo di apparenza, di ipocrisia, di incoerenza, che sapevano cambiare, ricordate, no? Cambiare le leggi di Dio a loro uso e consumo, secondo i loro interessi, secondo la loro avarizia, secondo il loro tornaconto, che permettevano il commercio nella casa di Dio e via di seguito. No? Ricordate tutti questi episodi del Vangelo. Gesù vede questa folla che lo segue e ha una grandissima compassione. Sente il loro disorientamento, sente la loro fatica, sente il loro essere soli, il loro sbandamento, il non avere qualcuno a cui affidarsi. Le pecore sono questo, eh? Un giorno, passeggiando per dei campi,
ho visto un pastore con il suo cane che preparava i recinti per le pecore che sono in transumanza. E dovevate vedere come correva quest'uomo. Io sono rimasto sbalordito. Correva un freddo che non vi dico. Non so se correva di più lui o il cane. Persino il cane faceva fatica a stargli dietro, un ragazzo giovane. Aveva lì la sua Jeep, la sua roulotte, che lasciamo perdere com'era questa roulotte. E lui andava in giro con le pecore e stava preparando il recinto dove metterle. Capite? Cioè, questa è la vita del pastore. Se vuoi una vita comoda, calda, pulita, agiata, fai altro. Ma non il pastore. Il pastore vive in funzione delle pecore. Ed è una vita faticosissima. Farebbe bene i nostri giorni forse fare questa esperienza. Andare a fare un po' di accompagnamento ai pastori. Una vita durissima. Una vita piena di privazioni. Una vita tutta dedicata a... Non c'è nient'altro. Ci sono solo le pecore e il suo cane e i suoi cani. Basta. Mancavano pastori in Israele. Persone che veramente vivevano in funzione del popolo di Dio. A servizio del popolo di Dio. E uno si domanda, ma... come si serve il popolo di Dio? Cioè, cosa vuol dire essere pastori, non di pecore, cioè non di bestie, ma di persone? Che è facile capire cosa vuol dire essere pastori delle pecore, no? Prepari il recinto, dai da mangiare, le conduci e via di seguito. Ma se queste pecore sono persone, cosa vuol dire essere pastore di queste persone? Lo dice Gesù. Erano come pecore che non hanno pastore. E Gesù cosa fa? Fa il pastore, subito. E cosa fa il pastore delle anime? Si mise a insegnare loro molte cose. Il pastore delle pecore animali, sappiamo cosa fa. Il pastore delle pecore persone insegna l'urgenza che supera addirittura il bisogno di mangiare, che sapete essere uno dei bisogni primari dell'uomo. È l'insegnamento, che tra l'altro è una delle opere di misericordia spirituale, non dimentichiamo. E non è che insegna un pochino, uno dice, ma avrà fatto i suoi 10 minuti di predicazione. No, insegna talmente tanto che si fa tardi, essendosi ormai fatto tardi, si avvicinano i discepoli dicendo: il luogo è deserto. Insegna loro molte cose. Chissà quante cose avrà detto Gesù. Chissà queste persone avranno dimenticato persino la fame. Avranno dimenticato persino di bere. Sapete quando, ma questo credo che sia un'esperienza che avrete fatto sicuramente anche voi, quando incontri qualcuno che ti parla di cose vere, qualcuno che ti parla di Dio, ma non del Dio studiato sui libri, ma del Dio che
dopo averlo studiato nei libri e dopo averlo studiato e divorato nella scrittura, nell'Eucaristia, è diventato il tuo Dio. Di questo noi abbiamo bisogno, di sentir parlare del Dio di San Francesco, del Dio di San Giovanni della Croce, del Dio di Santa Teresa di Gesù, del Dio di Santa Teresa Benedetta della Croce, di Santa Teresina, di San Carlo. Non di un Dio generico, non di un Dio teorico, non di una categoria universale. Non abbiamo bisogno di questo. Questo lo facevano gli scribi farisei. Non abbiamo bisogno che qualcuno ci ripeta chissà quali regole da seguire per. Abbiamo bisogno di scoprire il volto di Dio per me. E Gesù fa questo. Gesù insegna queste cose con autorità, perché parla della sua esperienza del Padre, parla di ciò che lui vive col Padre, parla della Santissima Trinità. Ricordiamoci non c'è servizio di carità più grande, più importante dell'insegnamento. Del donare scienza, conoscenza a coloro che non conoscono, di far gustare la bellezza della verità conosciuta. Un giovane poco tempo fa mi disse: "Che bello, padre, gustare la sana dottrina. Che bello, padre. Come dà pace, come libera, come ristora, conoscere la verità." Certo, l'ha detto anche Gesù, conoscerete la verità vi farà liberi, no? E Gesù questa compassione la manifesta, quindi innanzitutto con l'insegnamento, più grande atto di compassione. Non c'è atto più grande di questo. Poi viene tutto il resto. Capite che quando l'anima è in pace, anche il corpo trionfa, diceva un detto. E poi arriva il momento del mangiare. E i discepoli dicono: "Ormai si fa tardi, congedali, basta. Adesso hai parlato quello che dovevi parlare, adesso mandali via, perché mica possiamo andare a mangiare tutta sta gente." Che vadano loro a prendere, a procurarsi il cibo nei villaggi dintorni, nelle campagne. Gesù dice: "No, fate voi. Ci occupiamo dell'anima e ci occupiamo anche del corpo. Stiamo insieme a nutrire l'anima con l'insegnamento. E adesso nutriremo il corpo con il cibo materiale." Gesù li ha saziati, anima e corpo. Questo è quello che fa Gesù. Per questo che è bello stare con Gesù. Perché Gesù risponde a tutti i più veri e profondi bisogni dell'uomo. E allora viene questo grande momento bellissimo. Della comune mensa, di una mensa miracolosa. Cinque pani e due pesci hanno sfamato 5.000 persone, immaginatevi voi. Beh, vedete l'ordine? E ordinò loro di farli sedere tutti. Che bella questa immagine. Non si mangia in piedi come gli scappati di casa. Anche nel mangiare ci deve essere decoro. Quante volte noi mangiamo in un modo che fa rabbrividire: "No, ma io non c'ho tempo, no, mi devo fare tante cose, no, ma
ma noi non capiamo che la dignità che noi doniamo a questi atti fondamentali dell'essere umano non è mai una perdita di tempo. Ma cosa vuol dire dover star qui, tirare fuori le posate, le forchette e i piatti, la tovaglia e i bicchieri e l'olio e l'aceto? Ma io mi faccio qualcosa nella scodella del cane, sapete, no? Certe cose sembrano le scodelle del cane, vabbè. Mi faccio qualcosa nella scodella del cane e mangio lì. A me verrebbe anche da aggiungere, ma non usare neanche le posate. Vivi nella natura, usa le mani, così almeno non sporchi neanche le forchette, i bicchieri, e ma va là. Bevi dal rubinetto l'acqua che scende, così mangia con le mani. E poi perché lavare quel tupper che ha tenuto dentro il cibo? Ma va là, ma cosa lo lavi a fare? Tanto devi sporcarlo, per l'amor del cielo. Per 1-2-3 volte lo puoi usare così e basta, e poi dopo una volta a settimana lo lavi. Ci rendiamo conto quanto possiamo imbruttirci? Che poi di tutto questo tempo che uso ne facciamo? Di tutto questo tempo recuperato che uso ne facciamo? Perché voi capite, uno recupera tempo, va bene, ma per far che cosa? Per guardare i film, per guardare i video, per dormire, per andare su Facebook. Cosa ne facciamo di questo tempo recuperato? Lo usiamo per pregare, lo usiamo per studiare, lo usiamo per fare, per cosa ne facciamo? Ormai un altro dei miei motti, non so, chiamateli come volete, che ormai conoscete bene. Io non credo mai a quelli che dicono io non ho tempo. Io non ci credo. Non ci credo. La mia piccola esperienza di vita mi ha insegnato che non è vero. Io non ho tempo vuol dire io organizzo male il mio tempo. Questo è vero, questo ci credo. Perché San Carlo Borromeo, che faceva 10 volte le cose che facciamo noi, non si è mai lamentato di non avere tempo. Mai. Mai. E 4 vescovi, dopo la sua morte, non facevano in un giorno la metà di quello che faceva lui. Capite? E un giorno vedremo anche la vita di San Carlo e capiremo perché. Perché lui riusciva a fare tutte queste cose quando gli altri no. Capite? Ma dipende da quell'ordine interiore, da quell'imperativo interiore. È da lì che dipende, è lì che si lega. Da quella dignità. Ordinò di farli sedere. In piedi mangiano i cavalli, le bestie mangiano in piedi. Ma i cristiani appena possono. Certo, poi capita quella volta che uno è di corsa, deve mangiare un panino, va bene. Ma è l'eccezione che conferma la regola. Se no si mangia seduti, con decoro, con dignità, con un po' di calma, un po' di pace. Li fece sedere a gruppi sull'erba verde. Avete notato che poco prima il luogo è deserto ed è ormai tardi, dicono i discepoli. Notate, eh? Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Poco dopo Gesù dice di farli sedere a gruppi sull'erba verde. Interessante, uno dice perché l'erba di che colore è? Ma lo precisiamo. Era verde quell'erba. Non era sterpaglia. Non li fa sedere sotto il sole. Non li fa sedere in mezzo alla sabbia che va da tutte le parti. Mi fa sedere sull'erba, verde, quindi presumibilmente era una zona ombreggiata. Sull'erba verde, comodi, lontani dalla sabbia che dà fastidio, al fresco, in gruppi. Guardate questo quadro umano,
quanto è bello e quanto è diverso da certi quadri disumani che dipingiamo noi con le nostre scelte, le nostre vite. Gesù ha cura di tutti questi dettagli. E sedettero. Quando tutti sono seduti, allora Gesù prende i pani, alza gli occhi al cielo, recita la benedizione e lì avviene il miracolo. Chissà se noi prima di mangiare, già ve l'ho detto, benediciamo il Signore. È bene farlo anche alla fine del mangiare, del pranzo, della cena, della colazione. Chissà. Ci facciamo un segno di croce. Ovunque siamo, ovviamente. Se in casa, se fuori, fuori. Un segno di croce che dica il nostro grazie a Dio, il nostro amore per il Signore, la nostra riconoscenza del cibo che riceviamo. Ecco, allora vi auguro di vivere questo venerdì con questa grande riconoscenza interiore, con questo stupore bello interiore. Immaginiamoci quest'oggi, quest'erba verde, questo Gesù che insegna. Chiediamo al Signore di darci pastori secondo il suo cuore, predicatori secondo il suo cuore, insegnanti secondo il suo cuore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.